Fabio, puoi andare. Eccoci, buongiorno a tutti, sono Fabio Montanaro, vi do il benvenuto a nome della Yulm Communication School a questo nuovo ciclo di webinar dedicato ai Master Yulm 22-23. Oggi vi presentiamo il Master Executive in Neuromarketing, Consumer, Neuroscienze e Market Research. A raccontarlo per noi ci sono il professor Vincenzo Russo, direttore scientifico del Master, il coordinatore didattico Enrico Cecchetti e la tutor Alessia Caponetto. Prima di cominciare vi devo chiedere di mutare i vostri microfoni e spegnere le webcam e vi ricordo che al termine della presentazione ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. In quel caso sarete invitati a scriverle nella chat che potete aprire dalla barra di funzione in basso, orizzontale, oppure alzando la manina che trovate sempre nella stessa barra. Cercheremo di leggere, dare spazio a tutti e di rispondervi. Prego, professore. Bene, allora intanto buonasera, bentrovati. Condivido il mio schermo con una presentazione riguardo il Master. Master. Innovativo, titolo corretto è Neuromarketing, Consumer Neuroscience e Market Research. È un Master che abbiamo voluto realizzare come centro di ricerca in Neuromarketing dopo 14 anni, anzi quest'anno 15 anni di esperienza, nel campo delle neuroscienze applicate al business. Io mi chiamo Vincenzo Russo, sono il fondatore del centro di ricerca e insegno psicologia dei consumi e neuromarketing, mi occupo da sempre di studiare i consumatori, l'ho sempre fatto con tecniche classiche, fino a quando appunto nel 2006 originariamente, formalmente nel 2007, è partito il centro di ricerca di neuromarketing all'Università Yulm. Il coordinamento didattico di questo master è in carico al dottor Cecchetti, che si occupa prevalentemente dei contatti con le aziende, e ovviamente poi abbiamo la nostra tutor che vi è stata già presentata, che è la dottoressa Caponetto. È un master nuovo, nel senso che la novità non sta tanto nella parola neuromarketing, che ormai è diventata abbastanza utilizzata, anzi direi forse che l'origine di questo master nasce proprio dal fatto che si è consapevoli che sempre più le aziende hanno bisogno di qualcuno che possa avere competenze sia all'interno della propria azienda, ma anche non solo nella gestione di un centro di ricerca, ma addirittura avere un interlocutore che possa appunto distinguere le tecniche più corrette di neuromarketing rispetto a tante tecniche di, ahimè, neurofuffa che vedo sempre più in giro per l'Italia. Purtroppo le neuroscienze sono diventate troppo di moda per tanto da spingere alcune aziende a vestirsi con un lieve manto di neuroscienza per poter dire di essere scientificamente avanzati e utilizzare tecniche neuromarketing. Non è così semplice, non è così facile. Allora da lì nasce appunto l'idea di strutturare un master molto complesso, con tante ore di lezione e di attività pratiche, per poter dare, offrire al mercato persone competenti per lo sviluppo di centri di ricerca di neuromarketing che sappiano parlare a chi si presenta all'azienda con una metodologia appunto di neuromarketing. Noi iniziamo ad autunno, la durata del master è 272 ore, che sviluppiamo ovviamente online in una piccola parte anche in presenza che poi vedremo. Online significa scusate, il martedì e il giovedì, dal martedì al giovedì, dalle 18 alle 20:30. Questo perché? Per permettere ai professionisti che si sono iscritti al master, questa è la seconda edizione, la prima ha visto la partecipazione di circa 23 persone provenienti da diverse aziende, di poter partecipare ad un percorso di aggiornamento e di formazione professionale. Il master, come vedete, si struttura secondo tre grandi direttrici: neuromarketing, consumer neuroscience e market research. Neuromarketing è una metodologia fatta appunto di strumenti, di processi, di approcci all'analisi della reazione emotiva dei consumatori, ma credo che l'aspetto più interessante non siano soltanto gli strumenti che in questo master si imparano a utilizzare a pieno titolo, anche sperimentalmente, praticamente facendo attività pratica di ricerca presso il nostro centro di ricerca, ma credo che sia la parte più interessante anche quella legata alla consumer neuroscience, cioè alla conoscenza del funzionamento cerebrale e quindi a come questa conoscenza può essere valorizzata
per poter rendere ancora più efficace la comunicazione, ovviamente attraverso una misurazione che avviene tramite il neuromarketing. Quindi diciamo che la consumer neuroscience, nuova materia che ancora in Italia non ha un suo libro di riferimento, esistono tanti libri in lingua inglese, io ne sto scrivendo uno per la Pearson, verrà pubblicato nel 2023, nel gennaio 2023, ma è un ambito estremamente nuovo che nasce con la risonanza magnetica e quindi con le applicazioni molto più avanzate di ricerca sul funzionamento cerebrale, che ci fa capire come funzioniamo, rendendo molto più affidabili le strategie persuasive. E poi ovviamente c'è il market research, cioè non possiamo pensare che il neuromarketing sia una sostituzione di, ma è un'integrazione a. E allora un'integrazione delle tecniche classiche, e vedremo appunto con un ultimo modulo che abbiamo presentato in questo percorso come è possibile come dire, integrare tecniche di analisi neuroscientifiche con quelle classiche, passando ovviamente attraverso la valorizzazione di quello che ci offre l'intelligenza artificiale. Il master si rivolge prevalentemente a persone interessate, un executive, quindi non richiede necessariamente la laurea, anche se chi si iscrive prevalentemente sono state persone già laureate, ma molti professionisti, liberi professionisti, direttori di punti vendita, esperti di marketing, tutti coloro che sono interessati a studiare le nuove tecniche persuasive attraverso le neuroscienze. È un master molto metodologico, che integra le conoscenze del funzionamento cerebrale con una forte dose di analisi metodologica legata appunto alle tecniche di neuromarketing applicato. Per questo sono previste delle lezioni teoriche, ma tantissime case history. Io ho voluto far partire il master nel momento in cui ho capito che c'era bisogno da parte delle aziende di qualche referente interno che potesse parlare la lingua del neuro, delle neuroscienze, con chi fa ricerche di mercato con queste metodologie, non soltanto con l'obiettivo quindi di avere un centro di ricerca nella propria azienda, cosa che qualcuno fa. Ci sono alcune aziende che hanno dei centri di ricerca in neuromarketing come quelli appunto che abbiamo noi alla IULM, ma non è questo l'obiettivo, anche se si può raggiungere. L'obiettivo è avere persone che sappiano come funzionano le tecniche di neuromarketing e sfruttandone al massimo le potenzialità e cercando anche di renderle molto più efficaci grazie alla conoscenza del cervello. Se ci fate caso, in questa slide vedete appunto una freccia che cresce e la quantità di investimento in milioni di dollari riguardo all'investimento sulle tecnologie di neuromarketing nei prossimi anni. Abbiamo avuto una crescita del 12% anno e ogni anno le aziende che chiedono percorsi di neuromarketing intendono appunto a crescere in maniera consistente. È un filone estremamente nuovo, estremamente importante da integrare con le vecchie metodologie classiche. Accanto alle lezioni teoriche noi abbiamo quindi una serie di case history, testimonianze di consulenti, manager, imprenditori che hanno fruito di tecniche di neuromarketing, ma anche dei più grandi esperti. Ho voluto chiamare, al cospetto appunto di questo master, come faculty, lo vedrete con i riferimenti che vi farò vedere, i più importanti soggetti al mondo, sia esperti a livello internazionale, ne cito uno per tutti, Thomas Ramsoy, ma anche esperti a livello nazionale, Fabio Babiloni, Francesco Gallù, Andrea Saletti, tutti coloro che hanno fatto cose serie nel campo delle neuroscienze applicate al business e che possono raccontare in maniera scientificamente valida e soprattutto affidabile quello che si può fare con questa nuova metodologia di indagine e di studio. Ovviamente accanto alle testimonianze avremo anche delle attività laboratoriali dentro il nostro centro di ricerca, ma non solo, siamo stati invitati a visitare anche il centro di lavoro di Ipsos, di Carlo Aldrini, Vice President di Ipsos Italia, che ha creato un Neurolab, un vero e proprio laboratorio, un supermercato in cui sperimentare con tecniche, vi assicuro, veramente innovative la reazione emotiva dei consumatori, o meglio la reazione visiva dei consumatori al posizionamento del packaging nei vari scaffali. Ovviamente accanto a questa attività il master offre una sorta di affiancamento per lo sviluppo personalizzato dei professionisti e anche un supporto all'attività di stage, che non è obbligatorio
per il nostro master, ma visto che molte aziende lavorano con noi, possiamo in qualche modo aiutare a trovare una strada all'interno delle aziende con lo stage curriculare. Quindi gli obiettivi del master sono fondamentalmente quattro. Uno, conoscenza del comportamento dei consumatori grazie al consumer neuroscience, alle neuroscienze e a partire da un profondo cambiamento di paradigma. Il cambiamento di paradigma che ci dice che non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. Fatidica frase di Antonio Damasio, 1994, che stravolge totalmente il modo di intendere i consumatori e quindi lavoreremo su questo aspetto. Il secondo aspetto sono gli strumenti, che tra l'altro cambiano continuamente. Pensate che da quando siamo partiti noi nel 2006, prima partimmo con un elettroencefalogramma, un canale solo nel centro del cranio, oggi abbiamo un elettroencefalogramma a 52 canali, ma ce ne sono di 9 canali, 20 canali e ognuno ha delle particolari peculiarità. Punti di debolezza e punti di forza. Oggi ci possiamo permettere di poter dire quali sono appunto quelli con grandi punti di forza, ma anche quelli con grandi punti di debolezza. Le metodologie di neuromarketing, il campione, il protocollo di ricerca, la baseline, come si fa, come si integrano i dati, sono tutti elementi estremamente importanti che riteniamo fondamentali in un percorso di specializzazione in questo campo. E poi, ovviamente, l'integrazione tra le vecchie strategie di marketing con l'intelligenza artificiale, quello che l'intelligenza artificiale ci dà, per esempio i big data, che sono diventati una massa infinita di dati, ma che ci dicono soltanto cosa sta succedendo. Con le tecniche neuroscientifiche riusciamo a dare un'indicazione del perché sta succedendo questo, che è l'aspetto che ci interessa di più. Gli sbocchi occupazionali, come vi dicevo, possono essere diversi, può essere prevista la possibilità di costruirsi un proprio centro di ricerca, avendo anche qualche finanziamento per l'acquisizione delle principali strumentazioni. Per esempio, noi chiuderemo il nostro master attuale il 13 di maggio, quello che attualmente è la prima edizione, che si concluderà tra qualche settimana, e che prevede l'apertura di un centro di ricerca identico al nostro a Ragusa, fatto da uno dei partecipanti del nostro master. Ecco perché abbiamo voluto chiudere il master con un viaggio didattico, mettiamola così, del nostro master attuale a Ragusa, con l'inaugurazione di un altro centro di ricerca all'interno appunto di una struttura della regione siciliana e dell'Università di Catania, ma questo farei capire come creiamo le condizioni perché si possono duplicare e gemellare centri di ricerca in giro per l'Italia. Ovviamente le applicazioni possono essere poi le più disparate in termini pratici operativi, come per esempio per chi si occupa di packaging, per chi si occupa di pubblicità, per esperti in comunicazione politica, per esempio. C'è tutto un filone di neuropolitica che si serve di questi strumenti e che può avere delle applicazioni infinite, soprattutto in quel campo particolarmente delicato che è quello della politica. Comunque gli sbocchi sono infiniti. Perché infiniti? Perché noi misuriamo le emozioni e le emozioni sono a 360 gradi in qualsiasi contesto. Allora, il master è formato da 10 moduli, li vedremo un po' tutti quanti. Ogni modulo ha una sua specifica motivazione ad esistere. I moduli sono quindi 10, ve li farò vedere una alla volta, molto velocemente, perché avete anche visto il piano di studi online, ma cercando anche in qualche modo di dire il perché abbiamo pensato questi moduli. Sapendo che i moduli che sono così strutturati prevedono sia la formazione in presenza, sia online, quindi nel senso che accanto ai moduli che noi faremo online avremo anche una formazione in presenza presso il nostro centro di ricerca attraverso la possibilità di apprendere direttamente l'uso delle attrezzature, la costruzione del punto di protocolli di ricerca, esercitazioni su casi reali, come si disegna un protocollo e come si utilizzano gli strumenti per quel protocollo, come si usano i software, come per esempio i software di integrazione e di sincronizzazione, iMotion è uno di questi, e come si presentano i dati ad un committente. Ovviamente questo lo facciamo in collaborazione con il nostro centro di ricerca, che vorrei presentarvi con un brevissimo filmato. E poi torniamo sui singoli moduli.
Ecco, questa è un'attività di ricerca che è stata appunto sviluppata per conto in collaborazione con una grande azienda che tra l'altro fa parte del nostro gruppo della faculty, nella figura di Marco Brusa. Siamo Gruppo M, una grande media agency d'Italia, ma non solo, con cui abbiamo fatto un'analisi della comunicazione, della creatività, sia in laboratorio che in field. Ma andiamo ai singoli moduli. Il primo è secondo me uno dei più importanti, perché è il più innovativo: Consumer Neuroscience, cioè tutto quello che oggi sappiamo sul funzionamento cerebrale. Vi ricordo che ogni anno il numero dei paper pubblicati è cresciuto in maniera esponenziale. Siamo partiti nel 2002 con 0 paper, oggi ne abbiamo quasi 4.000. Tutti sul funzionamento cerebrale e il rapporto che ha il funzionamento cerebrale con le classiche teorie, concetti, applicazioni di marketing. Questo ritengo sia estremamente importante, perché alla base di questo modulo c'è la comprensione del funzionamento cerebrale che ci fa capire perché utilizzare tecniche di neuromarketing, come utilizzarle, ma come valorizzare queste conoscenze che si basano su un cambiamento di paradigma mostruoso per poter essere molto più efficaci nella comunicazione. Il secondo modulo è un modulo che parte dalle conoscenze del cervello e ci presenta un nuovo modo di fare marketing, marketing intuitivo. Ho preso spunto da uno dei libri, secondo me, più interessanti di Steven Jenko, che tra l'altro abbiamo invitato ad essere docente nel nostro gruppo della faculty, però ci ha risposto che è da un po' di anni che si è messo un po' in pensione, scrive soltanto libri, ma libri bellissimi. L'ultimo si intitola appunto Intuitive Marketing, dove ci fa capire che accanto alla strategia classica del marketing, che si basa sul modello del attira l'attenzione, fai capire perché la tua unicità è appunto unica, crea interesse per avere azione, c'è la possibilità anche di giocare con la dimensione dell'inconsapevolezza, della low attention, e come è possibile con la parte più antica del cervello cercare di creare persuasione anche attraverso una bassa attivazione e una bassa attenzione. Il mondo dell'inconscio, che non è quello freudiano, si è disvelato con tutte le sue magnificenze applicative, soprattutto nel campo della vendita e del marketing. Dico vendita perché il prossimo libro che sta per uscire, a cura mia, è una delle migliori collane dedicate appunto alle neuroscienze applicate al business, quella della Epli, e uscirà appunto un libro che si intitola Neuroselling, proprio per far capire come la conoscenza e il funzionamento cerebrale ci permette di essere molto più efficaci anche nelle tecniche di vendita. E poi iniziamo con la sensorialità, il grande tema del mondo del neuromarketing, quindi l'esperienzialità, la dimensione sensoriale, percettiva, l'effetto che hanno i profumi, i colori, le luci sulle esperienze, e come questa può essere misurata con tecniche di neuromarketing. Ovviamente il terzo modulo della sensorialità lascia poi spazio ai principali strumenti che si possono utilizzare, metodologie e strumenti che mettono insieme non solo il neuromarketing, ma anche tutta la realtà aumentata. Ovviamente ricordiamoci che noi misuriamo la reazione più istintiva, emozionale, incontrollata, che andremo poi a paragonare con le opinioni che vengono registrate tramite le classiche tecniche di focus group, interviste e questionari. Nel piano di studi che è stato pubblicato troverete anche la disposizione anche del numero di ore, però le ore ovviamente sono compatibili con la complessità del modulo. Il quinto modulo è dedicato alla metodologia di ricerca. Quindi, dopo aver intravisto gli strumenti, abbiamo visto la realtà aumentata, come si integra questa con il neuromarketing, abbiamo visto a questo punto passiamo alla metodologia. E qui ovviamente si apre un fronte, perché essendo il neuromarketing un'area estremamente nuova, beh, la metodologia, che significa campionamento, protocollo di ricerca, indicatori che si possono utilizzare, validità degli indicatori,
Beh, qui entra in gioco l'expertise di ogni centro di ricerca. Ecco perché io ho voluto creare un centro, un master che non solo si serve dei dati provenienti dal nostro centro di ricerca, ma che ci dica, che possa raccontare come fanno metodologie della ricerca. Il gruppo di Tomas Ramsøy in Danimarca, che poi in realtà ha aperto 7 centri in giro per il mondo, da Singapore al Texas, passando appunto per l'Europa, lasciando anche il posto universitario. Questo fa capire quanto l'area del neuromarketing si sta sviluppando in giro per il mondo. Così come sentiremo parlare Fabio Babiloni di Brain Science del gruppo della Sapienza di Roma, molto, molto avanti su tutta la tematica della metodologia, ma sentiremo anche Paul Zak da San Diego. Ognuno ha una sua metodologia, ognuno si sofferma su alcuni indicatori. Allora è importante capire qual è la differenza tra i vari indicatori e che cosa posso utilizzare in maniera sincrona. Oppure semplicemente quando ho delle necessità determinate da tempi, metodologie e da esigenze contrattuali, temporali, quali indicatori sono più affidabili per un certo tipo di indagine. Il sesto modulo si ispira come dire, molto alla behavioral economics, quindi all'economia comportamentale, alla neuroeconomia e al neurobranding. Quindi questo focus è rivolto prevalentemente alle decisioni, ma non secondo un modello classico, ma secondo quello che abbiamo imparato grazie alla neuroeconomia. Ovviamente uno dei grandi nomi in questo caso, docenti coinvolti, son tanti, ma basta citare appunto da Maria Diotto, che è il direttore appunto della collana della EPLI che citavo prima, dedicato proprio alla neuroscienza applicata al business, che è stato anche autore del libro Neurobranding, o Matteo Motterlini, grande colosso dei principi appunto di neuroeconomia. Il settimo modulo, andiamo a questo punto a specializzarci su specifici campi applicativi, in base anche alle esperienze che noi abbiamo raccolto. Sappiamo che sono dei campi molto precisi, molto particolari, per esempio il digitale, l'analisi web, l'analisi dei siti, l'analisi dei canali social, sono tutti dei canali, le app, come misurare appunto la reazione emotiva alle app, sono tutti canali che hanno un loro riscontro anche in termini operativi con delle case history che vi presenteremo. Ovviamente c'è una parte teorica di protocollo esperienziale, e poi c'è anche la parte legata alla case history che vi presenteremo di volta in volta. L'ottavo modulo è quello che a me piace di più, perché è quello legato alla pubblicità, all'advertising, all'analisi appunto degli spot pubblicitari, cosa che noi facciamo sempre di più intensamente, non solo con gli spot reali, ma anche con gli animati, che provando un po' ad anticipare la valutazione prima che venga pensato e progettato uno spot pubblicitario, in maniera tale da aiutare l'azienda a decidere tra due storyboard qual è il migliore. E del migliore, qual è la parte ancora da utilizzare di più? Come guidare addirittura la regia nella riproduzione appunto dello spot pubblicitario? Pensate che questo approccio incomincia a essere sempre più amato dalle stesse agenzie di ricerca di comunicazione, che dicono durante i bandi, presentandosi alle aziende che fanno appunto richiesta di progetti di advertising. Loro si presentano non solo con il loro comparto creativo, ma anche con il centro di ricerca della IURM, che può fungere da valutatore della loro creatività, in maniera tale da dire: noi abbiamo la creatività, ma abbiamo anche un centro di ricerca che valuta la nostra creatività. È quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo come approccio all'analisi del mondo pubblicitario. Questa è una parte estremamente innovativa, non tutti la fanno. Ci abbiamo lavorato tantissimo con aziende del calibro come Danone, Lavazza e tanti altri. Portiamo appunto a sistema queste informazioni perché crediamo che siano estremamente interessanti per poter appunto capire come si lavora con il neuromarketing nella pubblicità, sia quella fatta, sia quella appunto ancora da realizzare con gli animati. E ovviamente il packaging è un'altra declinazione estremamente importante di questo modulo. L'analisi non solo del packaging in laboratorio, ma anche in vivo. Oggi noi abbiamo anche un Neuro Retail Lab, che è un laboratorio
piccolo supermercato con sementi lineari di quello che potrebbe essere un supermercato, dove possiamo posizionare le etichette di un vino, il package di un prodotto alimentare, per vedere se nello scaffale si vede e quanto tempo ci vuole appunto per intercettare quelle informazioni. Appunto, un aspetto molto importante, accanto ovviamente al web e allo spot pubblicitario, è l'analisi in field. L'analisi in field richiede una complessità molto più articolata, sia perché c'è movimento, sia perché c'è la variabile interveniente del disturbo locale, ci sono tanti altri elementi estremamente disturbanti, bisogna essere capaci di estrapolare le informazioni più utili anche in contesti molto complessi, come può essere per esempio un supermercato o addirittura uno stadio. E questo vi faccio vedere quello che abbiamo fatto qualche tempo fa allo stadio di San Siro, misurando con tecniche neuro la visibilità degli spot pubblicitari che vanno appunto a bordo campo o nel cartellone in base anche alla salienza del momento topico della partita. Stadium, questa è una delle sfide classiche del calcio italiano. Lo stadio strapieno in ogni ordine di posto. Due squadre forti. Che è pronto dentro, che sì, può calciare dentro. La Juventus è in vantaggio. Il pari del Milan al 43. Progetto fatto con Group M, con la Lega Serie A del calcio e ovviamente il nostro centro di ricerca. Ultimo modulo, guarda caso, vede appunto coinvolto proprio Group M e in particolar modo il referente per tutte le attività di ricerca, soprattutto un grande esperto di Big Data che è Marco Brusa. E questo è una piccola parte di un modulo dedicato a come integrare informazioni che provengono dal marketing classico, dall'intelligenza artificiale e con le tecniche di neuromarketing. Ecco, come avete visto, questo sono 10 moduli molto articolati e molto complessi che prevedono non solo le ore dalle 18 alle 20:30 il martedì, mercoledì e giovedì online, ma abbiamo anche circa 72 ore di attività in laboratorio presso il nostro centro di ricerca, che operativamente significano 2 settimane intensive che svolgeremo: la prima settimana nella prima parte del master, la seconda settimana a più di metà del percorso, permettendo a questo punto di imparare non solo a conoscere gli strumenti, ma anche a applicarli, adottarli, a costruire protocolli di ricerca come se fosse una vera situazione reale di richiesta di consulenza. Partiremo da dei brief da parte di aziende, brief reali, e sulla base di questi valuteremo la capacità delle persone, dei partecipanti al master, a sviluppare un corretto protocollo di ricerca e ad applicarlo realmente e concretamente. È un progetto di master che nasce dagli aspetti pratici e operativi e vuole essere pratico ed operativo, con case history, con narrazioni, con il coinvolgimento, come dicevo, dei big di questo mondo. Mi piace a questo punto, anche con un pizzico di orgoglio, far vedere come c'è l'interesse da parte di
tanti responsabili di centri di ricerca come il nostro della IURM a partecipare a questo master per dare un contributo, anche per un confronto tra di noi. Beh, Fabio Babiloni di Brain Science o Jesper Clement della Copenhagen Business School. Ovviamente non potevamo che avere il bollino e l'apertura e il coinvolgimento della più importante associazione italiana di neuromarketing guidata appunto da Caterina Garofalo e da Francesco Gallucci. Francesco Gallucci è una persona che è un grande esperto che storicamente ha aperto appunto la via del neuromarketing in Italia tanti anni fa. Ovviamente accanto a questi non potevamo che avere big a livello mondiale. Quest'anno abbiamo avuto Roger Dooley, autore appunto di Brain Influence, ma grande conoscitore delle tecniche di neuromarketing. Paul Zak, neuroeconomista di San Diego, scopritore dell'effetto dell'ossitocina nel cervello, grande esperto anche di neuroeconomia. Tom Ramsey, fondatore appunto di Neurons, uno dei più importanti autori di neuromarketing a livello europeo, almeno lo era a livello europeo fino a qualche anno fa. Adesso, come dicevo, gestisce un'azienda che si chiama Neurons, che ha 7 centri di ricerca in giro per il mondo, da Singapore all'America Latina e Texas e via dicendo. Christophe Morin, che è uno dei fondatori di Sales Brain, che ha scritto tra l'altro un magnifico libro, Il codice della persuasione, che parte dal neuromarketing per insegnare le tecniche di persuasione più innovative. E poi continuiamo con Carol Drini, Vice President di marketing di Ipsos, o Tao Liu dalla Zhejiang University. Abbiamo anche ovviamente chi in Italia rappresenta il punto di riferimento del neuromanagement, la Michela professoressa Balconi della Cattolica di Milano, ma abbiamo anche le aziende. Giovanni Pola, che è un gran, oltre che docente anche al Politecnico, un grande esperto di web, social media e di comunicazione digitale, anche lui fa parte del nostro parterre della faculty, così come il grande Andrea Saletti, web marketing manager, grande esperto di tecniche di persuasione online, magnifico libro il suo Neuromarketing, Scienze Cognitive per vendere più sul web, e tra l'altro è anche il fondatore di un canale, diciamo, di promozione, di comunicazione e divulgazione appunto su Facebook. Chiara Bacilieri, che si occupa di personalità e neuroscienze. Mariano Diotto, che ho già citato, fondatore appunto della collana della EPLI. Egle, con un cognome improponibile, è stata una nostra dottore di ricerca qui da noi, visiting professor dalla Lituania, esperta in neuromarketing e intelligenza artificiale. Marco Brusa, l'ho già citato, i gruppi, ma Patrizia Cherubino fa parte sempre di Brain Science, agenzie anche di comunicazione che lavorano molto, per esempio, nel campo del field, dei superstore, Conad, Andrea D'Onofrio lavora tantissimo in questo campo, Francesco Ambrogetti, fondatore e autore del libro Emotional Racing, lavora per UNICEF. Il campo del neuromarketing è importantissimo per tutto il mondo del no profit, e quindi il suo coinvolgimento da New York per noi è estremamente importante. Abbiamo, dicevo, anche le aziende, quindi Massimo Moriconi, insieme a Patrizia Martelli e Laura Meroni, Omnicom Public Relations Group Italia, con cui stiamo facendo un grosso lavoro per l'analisi neurometrica della brand reputation. Un progetto incredibile, estremamente interessante, così come Paolo Teoducci, che è uno dei più grandi esperti, ma perché ne ha fruito per tanti anni, è stato in team, ha utilizzato tantissimo il neuromarketing e ci racconta come il neuromarketing con l'intelligenza artificiale sta facendo cose strabilianti in Italia. Lorena Del Vino, Essere Labs, che è uno dei centri di neuromarketing interessanti in Italia, anche perché loro sono i venditori diretti di Tobi, grande azienda appunto di e-tracking. Lucio Lamberti, che è professore al Politecnico di Milano, nonché direttore del centro di ricerca FIL, biomarketing, che è una declinazione estremamente interessante di quello che stiamo raccontando. Luca Florentino, CEO e founder di 8 su 9, una delle più importanti agenzie di comunicazione
italiane, che sono a Torino, che si è occupato sempre di neuromarketing. Tra l'altro loro insieme a Brain Science organizzavano Certamente, che è l'appuntamento annuale delle aziende in Italia sul tema appunto del neuromarketing. Giorgio Gabrielli, che è il nostro docente IURM, ma soprattutto, oltre ad essere un manager, è l'unico attualmente che io sappia ad avere un incarico ufficiale di una cattedra di neuromanagement in Italia. E poi abbiamo il gruppo dei nostri collaboratori, Marco Bilucagli, Alessandro Fici, Rita Laureanti, che è del Politecnico di Milano, ma lavora con tanto tempo, Marco La Rosa, che ha pubblicato un libro dal titolo Neuro Copywriting, sempre per la EPLI, sempre il nostro gruppo di ricerca con Riccardo Circi, esperto di tecniche legate ai tempi di risposta, altra metodologia potentissima in questo campo, Fiamma Rivetti, che è il nostro neuromarketing consultant manager importante del nostro laboratorio, Riccardo Valesi, che da pochissimo ha vinto il concorso grazie appunto al neuromarketing presso l'Università di Bergamo, il posto di ricercatore in economia, economia aziendale, e Margherita Sito, che è ricercatrice presso il nostro centro di ricerca, esperta di metodologia e di integrazione tra tecniche neuro e tecniche classiche. Ovviamente questo è una piccola parte dei docenti, perché quasi 300 ore di attività implicano veramente un grosso coinvolgimento di expertise, docenti, testimoni. Non ho citato molte aziende che sono presenti appunto come testimoni in questo percorso, per esempio la dottoressa Bernini, Elena Bernini, che è responsabile marketing di Lavazza, che partecipa attivamente appunto a questa progettualità, Carlos Dos Santos, che è l'amministratore delegato di Amorim, che è una grossa azienda che produce tappi di sughero, con cui stiamo facendo una lunga ricerca sull'effetto che ha il sentire il tappo di sughero sulla percezione del gusto misurata con tecniche neuro, e poi ancora aziende come quelle con cui abbiamo lavorato, da Danone a Unicef, che ho già citato, e tanti altri che rappresenteranno le applicazioni di questo campo. Campo nuovo, estremamente interessante, di grande sviluppo. In Europa l'Italia si posiziona come una scuola importante. Diciamo che la leadership è tra l'Italia, la Spagna, la Danimarca con Thomas Ramsøy, ma l'Italia incomincia ad avere una sua scuola italiana di neuromarketing, e siamo felici di essere stati anche noi con questo master a creare un po' di quella sinergia che fa proprio una scuola, quando ci si confronta l'un con l'altro e ci si dà una mano, perché siamo convinti che se ci aiutiamo l'un con l'altro in questo marasma di grande novità, riusciamo a fare sicuramente meglio. Il riconoscimento della nostra leadership a livello nazionale, ma anche internazionale, ci è stata anche testimoniata dal fatto che Frontiers of Psychology, una delle più grandi riviste open source, Frontiers of Psychology, che voi trovate online, ci ha assegnato lo scorso anno il compito di creare un topic research dedicato al neuromanagement e al neuromarketing, e l'ha dato a noi come Università IURM, quindi a me e a Margherita Zito, con la partecipazione del professor Quinn Chomat, che non ho citato prima, ma avevo citato Tao Liu, che è della Zhejiang University. Qui Shoma è uno dei professori più importanti al mondo di neuromanagement. Siamo in Cina, ha fondato il primo laboratorio di neuromanagement in Cina, e insieme a Jasper Clement e Tao Liu siamo stati appunto coloro che hanno portato avanti questo numero unico, che lo trovate anche gratuito online in Frontiers of Psychology. Credo che oggi abbia raggiunto quasi 45.000 visualizzazioni, e considerato appunto il campo di azione, mi sembra un grandissimo risultato. Ecco, noi facciamo parte di Master con un unico obiettivo: rispondere ad una richiesta da parte delle aziende. Se il mercato lo richiede, noi facciamo il master. E questo è l'ottimo con cui abbiamo voluto, con i colleghi con cui sviluppiamo questo master, con Enrico Cecchetti e con Alessia Caponetta, abbiamo voluto creare appunto un master che partisse da un'esigenza concreta, quella appunto delle aziende di capire meglio
e di avere un esperto e di avere anche competenze che possano dar vita ad un eventuale centro di ricerca di neuromarketing. Ovviamente in questa fase siamo già raccogliendo le prime prescrizioni per il prossimo anno, nonostante il master attuale non sia finito, finirà appunto, come dicevo, il 14 di maggio con l'inaugurazione di un nuovo centro di ricerca, non nostro, ma gemello a noi, assolutamente identico al nostro, come identico si sta creando a Bergamo, dove appunto Riccardo Valesi, il nostro dottore di ricerca, ha appena vinto il posto di ricercatore. In poche parole, il gemellaggio in giro per l'Italia è quello che stiamo tentando appunto di creare, innescando meccanismi virtuosi di sviluppo di questa materia. Chiuderemo quindi con l'inaugurazione di un nuovo centro di ricerca a maggio, ma già stiamo iniziando a fare le prime preiscrizioni, le prime registrazioni appunto di interesse, che poi diventano immatricolazioni, di chi è interessato a fare questo percorso, che ripeto partirà in autunno, presumibilmente verso la fine di settembre. Comunicheremo la data esatta a breve e finirà ovviamente dopo 300 ore, 270 ore circa, quindi intorno alla primavera del 2023. Bene, abbiamo 10 minuti di tempo per qualche considerazione, qualche domanda e per qualche riflessione. Domande, se avete qualche domanda anche utilizzando la chat, potete mandarci qualche richiesta di informazione integrativa a quello che abbiamo detto finora. È tutto chiaro? Evidentemente sì. Ci sono curiosità? Richieste particolari? Salve, io avrei una domanda. Prego. Prego, prego. Volevo sapere se effettivamente poi il corso sarebbe online e nei pomeriggi, perché mi ricordo che l'anno scorso all'inizio doveva essere durante la giornata. Sì, allora, originariamente era partito come un master da fare durante l'intera giornata e anche un pochino più breve come mesi, perché se si fanno 8 ore al giorno anziché 3 al giorno era molto più breve. Ma essendo un master executive rivolto prevalentemente a persone che magari già lavorano, persone che vorrebbero già essere impegnate in altre attività, abbiamo deciso di spostare il master online dalle 18 alle 20:30 il martedì, mercoledì e giovedì. Questo è il progetto attuale, con la possibilità di fare una settimana intensiva durante il master in presenza in laboratorio e un sabato di 4 ore al mese in presenza. Ora, in realtà questo sabato, e rispondo quindi alla domanda che è stata posta online, il sabato mattina 4 ore è molto interessante perché ci permette appunto di vederci almeno una volta al mese, però è molto dispendioso. Perché? Perché per fare un sabato mattina significa che le persone devono partire il venerdì sera, dormire fuori e fare il sabato mattina. Allora abbiamo pensato, anziché fare un sabato al mese, così come abbiamo sentito da più parti, raggruppare queste ore in presenza in due settimane. Una prima settimana all'inizio del master o giù di lì, non proprio il primo giorno, ma dopo il secondo o terzo modulo, in maniera tale che siano acquisite le competenze per poter entrare in laboratorio, e la seconda prima della fine o giù di lì, intorno a 3/4 del master, in maniera tale che il numero di ore in presenza non si sono ridotte, ma si sono concentrate, riducendo in così le spese di spostamento, aumentando la concentrazione sulle progettualità, e abbiamo visto che questa soluzione è molto più apprezzata da parte dei partecipanti. Angelica, Mattia Lodolini, forse è lei che ha fatto la domanda, vuole farne
o vuole fare una domanda? Alzato la mano. Sì, Angelica ci aveva posto la domanda prima. Ok. Qualche altra domanda? Gli orari sono di sera, sì, come vi dicevo, dalle 18 alle 20 e 30. È un piccolo sacrificio, ma che abbiamo visto che tutto sommato funziona, le persone apprezzano questo orario, perché permette di integrare tante cose che si fanno, soprattutto le persone che già lavorano trovano molto funzionale questo orario. Ovviamente per la selezione delle persone che fanno parte di questo master, diciamo che noi preferiamo avere persone che abbiano un minimo di competenza nel campo della psicologia, delle scienze cognitive, delle neuroscienze, ma anche di marketing. Siamo veramente molto trasversali. Non ci sono dei titoli preferenziali, nel senso obbligatori, ma ci sono dei titoli che reputiamo più importanti rispetto agli altri. La procedura di selezione prevede la possibilità intanto di preiscriversi. Dopo essersi preiscritti, noi possiamo a questo punto fissare un appuntamento e un colloquio di selezione. In questa fase noi stiamo raccogliendo le persone a gruppi di 10, provando a individuare quelli che ci sembrano essere più interessanti come curricula per noi, e mandiamo immediatamente la lettera per bloccare il posto e immatricolare immediatamente. Bene, qualche altra domanda? Sì, un'altra domanda. Io lavoro attualmente come ricercatrice alla Ipsos. Sì. È una cosa conciliabile con, cioè, non ci sono problemi di, non so. Cioè. Assolutamente sì. Tra l'altro okay. Può chiedere anche a Carlo Oldrini, carissimo amico, che tra l'altro fa parte della faculty, cosa ne pensa di questo master, perché lo conosce. Ho visto. Siamo stati da voi in visita, quindi... No, tra l'altro a me è capitato di venire proprio in Ipsos a fare delle due seminari di introduzione appunto al neuromarketing, furono molto molto apprezzati. No, diciamo che è assolutamente integrabile. L'orario non mi sembra disturbare le attività lavorative, perché dalle 18 alle 20 e 30, se sfugge qualche lezione, noi le lezioni le registriamo e diamo la possibilità poi a chi è per motivi di particolari non ha potuto partecipare a una lezione di poter accedere alla lezione e poterla rivedere, quindi c'è sempre la possibilità di un recupero, per cui assolutamente sì. Grazie. Prego. Altri chiarimenti? Pare che abbiamo risposto già a tutto, siamo stati esaurienti. In ogni caso, vi lasciamo i nostri contatti. Sia l'indirizzo diretto del Master Neuromarketing, sia quello della segreteria di Jung Communication School, li potete trovare ora in chat. Qualsiasi altra domanda vi venisse, potete scriverci lì. E altrimenti, per le procedure di immatricolazione e di prescrizione, è molto semplice, potete farlo direttamente sul nostro sito jung.it attraverso la segreteria online, inserendo i vostri dati e selezionando il Master in Neuromarketing. Verrete ricontattati nel giro di poco tempo per fissare il vostro colloquio. Bene, a questo punto grazie. Per qualsiasi cosa siamo disponibili. Buona serata. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti.